In studio Marco Scavino. 17 minuti dopo le 14, prima edizione di MTG. Buon pomeriggio a tutti i nostri telespettatori. Lo avete ascoltato dai titoli di prima pagina. In apertura parliamo, un'ampia pagina dedicata alla sospensione di AstraZeneca e tutte le ripercussioni. Ma iniziamo dalle novità che concernono i casi sospetti, perché la docente di Gela è in gravissime condizioni ed oggi invece ci sono i funerali del 43enne Stefano Paternò. Il servizio di Viviana Sammito. Sono estremamente gravi le condizioni della 37enne docente di Gela, ricoverata all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico per un'emorragia cerebrale. I medici stanno monitorando costantemente il quadro clinico e hanno avviato gli accertamenti per constatare se ci sono i presupposti per dichiarare la morte cerebrale. Dobbiamo aspettare, ha chiarito il direttore del reparto di rianimazione Giancarlo Resta, il quale ha spiegato che stanno continuando le terapie per constatare anche come evolve il quadro clinico. La docente si era sottoposta alla somministrazione del vaccino AstraZeneca e ha avvertito dei sintomi solo dopo diversi giorni, seguendo una cura a domicilio, fino a quando si è reso necessario il ricovero all'ospedale di Gela e poi il trasferimento a Caltanissetta per il progressivo peggioramento dello stato di salute. La donna non aveva malattie pregresse, ha confermato il direttore Foresta. Il nesso temporale tra le condizioni critiche e la somministrazione del vaccino pone il serio dubbio sul nesso causa-effetto, e cioè che ad aver provocato questa reazione sia stato il vaccino. Gli approfondimenti dell'AIFA serviranno proprio a chiarire questo, ha poi aggiunto il direttore della rianimazione del Sant'Elia. L'ultimo saluto al sottufficiale della Marina Militare di Augusta, il 43enne Stefano Paternò, sarà dato oggi alle 16 nella cattedrale del Duomo di Catania. Il militare è deceduto dopo circa 12 ore dalla somministrazione del vaccino AstraZeneca, il cui lotto è stato sequestrato dalla procura di Siracusa, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo con 4 indagati. L'autopsia farà chiarezza sulle cause del decesso, mentre si attendono circa 20 giorni per l'esito degli esami tossicologici ed istologici. Si attende anche la relazione dell'esame autoptico sul corpo del poliziotto dell'anticrimine di Catania, Davide Villa, di 50 anni, morto dopo 12 giorni di agonia a seguito dell'inoculazione del siero AstraZeneca. La famiglia ha nominato il legale Carlo Peluso. E continuiamo a parlare di questo argomento, ma lo facciamo spostandoci nella città di Scicli. Nella sua seconda giornata di zona rossa vi era tanta speranza in riferimento alle inoculazioni di AstraZeneca, perché avrebbero consentito un'accelerazione in riferimento al raggiungimento dell'immunità. A parlare è proprio il sindaco della città, Enzo Giannone, che pensate, da docente in quanto dirigente scolastico, aveva ricevuto l'inoculazione una dose AstraZeneca proprio del lotto incriminato. Il servizio di Viviana Sammito. I contagi da Covid-19 con le varianti aumentano, mentre le ASPA avevano prospettato un'accelerazione nelle somministrazioni dei vaccini per raggiungere l'80% che serve per ottenere l'immunità di gregge. Lo stop precauzionale dell'AIFA sui vaccini AstraZeneca ha messo in crisi la campagna vaccinale. Si attende giovedì il responso dell'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, per il benestare o meno del vaccino sperimentato all'Università di Oxford, ma il lavoro più impegnativo è quello emotivo: riuscire a tranquillizzare la popolazione sulla qualità e sull'efficacia del siero AstraZeneca. Le preoccupa questa circostanza che al momento l'AIFA ha sospeso in via precauzionale il vaccino AstraZeneca, soprattutto alla luce dell'aumento dei contagi in città? È una notizia che ha una ricaduta importantissima, come tutti noi sappiamo, perché è il vaccino su cui si fa maggiore affidamento per larghe fasce d'età, a partire dalla scuola. Insomma, noi in questo momento in Sicilia si stanno vaccinando tutti gli operatori scolastici, quindi è una tegola che cade in un momento già di per sé difficile e che potrebbe indurre, come pure stamattina ho sentito dire da diversi cittadini con cui ho parlato, a un aumento del pessimismo circa il futuro. Lei da dirigente scolastico, da professore, si è vaccinato? Io da dirigente scolastico mi sono vaccinato. Con AstraZeneca? Mi sono vaccinato, purtroppo, questa è una cosa che dico qui per la prima volta, con AstraZeneca. Mi sono vaccinato con il lotto che è stato sequestrato. Ho avuto qualche
piccolo problema per qualche giorno, ma confidiamo nella scienza. Sindaco, recentemente il commissario per l'emergenza coronavirus, il generale Figliuolo, ha detto: date il vaccino a chiunque, chi dà la disponibilità immediata anziché buttare queste dosi. Vi sentite un po' sollevati rispetto a quello che è successo a Scicli? Quello che è successo a Scicli, diciamo, è stato, come io ho sempre detto dall'inizio, è stato un momento di confusione, una falla in un sistema iniziale in cui probabilmente un po' tutti, anche dall'alto, si davano indicazioni di natura diversa. Quindi presi in qualche modo dalla necessità, dalla voglia, insomma, di partire, di fare i vaccini, si sono create sicuramente dei problemi. Quindi non è tanto sentirsi confortati in questo senso. Più che altro, dalle parole del generale Figliuolo, io trarrei insomma, un altro tipo di messaggio, quello che è necessario vaccinarsi. È necessario vaccinarsi tutti e farlo quanto prima, nella speranza che i vaccini arrivino. E a proposito della necessità della vaccinazione che poc'anzi riferiva il sindaco di Scicli Enzo Giannone, c'è chi continua a vaccinarsi, chi crede fermamente nel vaccino. Tra queste 150 persone, questo il numero delle persone vaccinate oggi al Lab di Ragusa, ce ne parla Veronica Puglisi. Prosegue la campagna di vaccinazione all'interno del lab provinciale allestito nei locali dell'ex ospedale civile di Ragusa. Alle 12.30 di questa mattina sono state vaccinate 150 persone della fascia di età compresa tra i 70 e i 79 anni e sono state somministrate le seconde dosi di vaccino. Il dottor Giovanni Ragusa, responsabile del centro Hub, ci spiega come sta avvenendo la vaccinazione dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca e chiarisce alcuni dubbi della popolazione. Rispetto al numero di pazienti che sono state vaccinate con AstraZeneca, non c'è una forte percentuale di effetti collaterali. Il primo vaccino AstraZeneca, seconda somministrazione può essere anche un altro vaccino? No, a mio modo di vedere no, perché il vaccino AstraZeneca non funziona come quella del RNA, quale il Moderna e il Pfizer. Se malauguratamente l'AstraZeneca viene tolto dal commercio, cosa che io non credo, però non sono, ripeto, nessuno per saperlo, e si ridovranno fare la vaccinazione con quella del RNA. Dopo la sospensione temporanea del vaccino AstraZeneca, Poste Italiane precisa che i cittadini rientranti nel target 70-79 anni, appartenenti a codici di esenzione specifici ad aree patologiche individuate da appositi elenchi, che si sono prenotati nei giorni scorsi, non possono al momento procedere a modificare la registrazione. Il dottore Ragusa interviene anche su questo punto. Cioè, non la possono cambiare perché rimangono prenotate. E quando vengono qua, siccome stiamo lavorando con il vaccino Pfizer, faranno il Pfizer. Cambiamo adesso argomento perché Giada Giaquinta affronta un argomento davvero delicato e complesso, la morte e tutto ciò che accade subito dopo la morte di un paziente positivo Covid-19, l'impatto psicologico, che supporto si dà il servizio. I dati relativi ai decessi da coronavirus non sono dei semplici numeri, ce l'hanno delle persone, ciascuna con una propria storia. Elaborare un lutto in questo momento di pandemia diventa ancora più difficile per la scomparsa di un familiare a causa del coronavirus, soprattutto se si tratta di una persona deceduta in ospedale, senza che i familiari abbiano potuto parlarvi per giorni o salutarlo dignitosamente. Ne abbiamo parlato con il dottor Gianluca Mancuso, psicologo del CRT, il Centro Regionale Trapianti, solitamente impiegato per fornire sostegno ai familiari in merito alla questione dei trapianti degli organi a supporto del reparto di terapia intensiva dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Ci sono tantissimi casi in cui praticamente tu vedi un tuo parente andare in pronto soccorso con i suoi piedi e poi praticamente non potervi dare neanche l'estremo saluto.
Un momento particolarmente toccante, spiega il dottor Mancuso, è quello in cui avviene la restituzione degli oggetti personali delle persone decedute nel reparto. Gli oggetti hanno un'importanza unica, sia in entrata per creare ancora un filo intimo con i propri familiari, e sia in uscita perché rivedere delle foto, rivedere degli oggetti del proprio congiunto in quel momento a livello di potere consolatorio purtroppo è importante. Naturalmente il supporto è dedicato anche a chi si trova fisicamente e psicologicamente provato nel momento del ricovero. Purtroppo questi pazienti sono sottoposti a un tasso altissimo di mortalità. In questo cerchiamo appunto di coinvolgere sia i medici che gli infermieri nel processo attivo di comunicazione e soprattutto di coinvolgere quelli che sono i loro familiari che, dato l'isolamento sociale, ovviamente non possono stargli vicini. Il personale medico in prima linea nella lotta al coronavirus è quotidianamente testimone di storie di questo tipo, per questo motivo intende sensibilizzare al rispetto delle regole. Tante volte dico questo, specialmente alle persone più giovani, dico: ci sono tantissimi pazienti qui in rianimazione che vorrebbero praticamente vivere 10 minuti della vostra normalità. È un nostro dovere, una nostra responsabilità, il fatto di cautelare gli altri. E continuiamo a parlare di Covid-19, ma lo facciamo sotto il punto di vista economico e il dramma sociale che vivono alcune categorie. Non ci stanno alla zona arancione in Sicilia, sono i ristoratori, annunciano manifestazioni anche a Roma. Una marcia su Roma per rivendicare i propri diritti è quello che vogliono fare i ristoratori siciliani, stanchi di sentirsi presi in giro da una politica che non guarda le esigenze dei lavoratori, hanno detto stamattina durante una protesta a Catania. In 12 mesi hanno lavorato solo 4, ma le spese continuano ad esserci e non si può puntare il dito solo contro questa categoria, hanno detto ai nostri microfoni. Tutti sanno, senza aver fatto un lockdown serio, questa cosa non può e non potrà mai finire. Noi siamo stati usati come alibi, come capro espiatorio per la loro incompetenza. Adesso basta. I negozi dei cinesi sono tutti aperti in Italia. Cosa dobbiamo fare? Ce ne dobbiamo andare in Cina? Quanto deve continuare ancora questo stillicidio verso la nostra categoria? Ma forse ci odiano. Cosa abbiamo fatto? Noi vogliamo essere equiparati come gli altri lavoratori dei mercati, dei supermercati, delle macellerie, dei panifici, delle pollerie, negozi di abbigliamento, negozi di scarpe. Se loro li fanno chiudere, chiudiamo anche noi. Se loro sono aperti, è giusto che stiamo aperti anche noi. Ma vi rappresentate quanti dipendenti e quanti collaboratori se abbiamo a casa che ancora aspettano una fantomatica cassa integrazione. Adesso noi abbiamo deciso che tutte queste proteste in tutta Italia forse non sono servite a nulla. Noi adesso da tutta Italia ci dobbiamo portare a Roma. C'è anche chi non se lo può più permettere di andare a Roma e cerchiamo anche degli sponsor, qualcuno che possa pagare anche qualche pullman, perché noi dobbiamo andare al Parlamento, dobbiamo andare là davanti e non farli più entrare a lavorare, perché se non lavoriamo noi non devono lavorare nemmeno loro, perché non ci considerano. Ristoranti chiusi, arriva anche la notizia di un distanziamento di 2 metri quando si mangia. Questo ovviamente diminuisce il numero dei coperti qualora si possa riaprire. È un ulteriore beffo, un ulteriore danno che danno a noi ristoratori. Noi non siamo portatori di virus. Al ristorante si viene, si è distanziati, mangi senza la mascherina, stai distanziato, punto, è finito. Ci devono fare ritornare a lavorare, vogliamo la nostra dignità. Io sfido chiunque a non lavorare per un anno e lavorare solo per 4 mesi. Noi abbiamo ricevuto 4 mesi di stipendio, però abbiamo le spese di un anno addosso, le spese di un anno. Signori, basta, basta, si marcia su Roma. Attimi di tensione questa mattina a Comiso, quando in tarda mattinata un trentenne ha minacciato di darsi fuoco davanti al Palazzo di Città. Secondo una prima ricostruzione pare che l'uomo, un extracomunitario, sia andato in escandescenza al diniego dell'usciere di poter incontrare immediatamente il sindaco della città dopo essere stato invitato ad attendere il suo turno e a registrarsi. Il trentenne, dopo essersi cosparso di alcol, si è guadagnato l'accesso
da un altro ingresso raggiungendo la porta dell'ufficio del sindaco, dove è stato bloccato. Lì, prima di essere ricevuto, ha consegnato bottiglia di alcol e accendino. Alla base del suo gesto potrebbero esserci motivi economici. Accertamenti in corso da parte degli uomini del locale commissariato di Polizia di Stato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vittoria, l'ambulanza del 118 e una volante. Adesso appunto continuano le indagini. E cambiamo argomento, parliamo dell'Etna e della sua attività, un nuovo parossismo questa notte. Ogni volta che accade un parossismo sull'Etna c'è una ricaduta di cenere. Siamo abituati a vederla soprattutto nei paesi a ridosso del vulcano. Ebbene, stanotte il 14° parossismo ha fatto ricadere la sua cenere in tanti comuni, anche quelli vicino al mare. Siamo venuti ad Aci Castello. Qui i boati questa notte hanno svegliato tantissime persone perché sono stati davvero fortissimi. Le persiane hanno cominciato a tremare e soprattutto è caduta tanta cenere, come possono mostrare le immagini. Cenere che crea difficoltà. I bambini si otturano, arriva nelle case, arriva nei balconi e la prima cosa che si deve fare è comunque spazzare via tutta questa cenere. Come ci raccontano i cittadini di Aci Castello, diversi i chili che sono stati raccolti. Tante le strade piene di cenere, adesso è il momento della pulizia. Che disagi ha creato quella cenere caduta stanotte? Beh, al momento sono disagi che dobbiamo pulirla, più specialmente per questione di ordine pratico e poi dove scorre l'acqua. Perché tende a ammassarsi e quindi a non far più passare l'acqua, quindi problemi futuri. È arrivata anche da noi, ne arriva meno spesso, però è arrivata. E quindi già la moglie, andando al lavoro, mi ha dato la scopa e la ramazza, pulisci la scala. Già fatto, ora abbiamo fatto una passeggiatina. Quanto ce n'era raccolto? Saranno in 30-40 metri quadri 2-3 kg, quindi non ce n'è tantissima, però fastidiosa e rovina poi la casa, quindi bisogna spazzarla per non portarla dentro casa e poi graffiare i pavimenti. Stanotte è stato un po' un evento eccezionale trovare tutta questa cenere qui. Anche perché si sono sentiti anche molti boati stanotte, difatti le persiane vibravano, si muovevano, quindi anche abbastanza antipatica come cosa. Tanta cenere caduta nel fare lo sport, quanto può dare fastidio questa cenere? Ma ovviamente usando la mascherina penso poco e niente, il cappellino per evitare, diciamo, al momento nessun fastidio particolare. È anomala vedere tutta questa cenere da Aci Castello? Sì, infatti da Aci Castello ne abbiamo trovata sempre poca, invece in questi oggi stiamo notando che è particolarmente abbondante. Che disagi crea? Gravi no, insomma, fino a quando in queste, diciamo, quantità non è un problema serio. I problemi sono seri quando veramente si alza uno strato molto alto, è difficile sgombrare le strade, è difficile sgombrare le terrazze, i tetti. È un problema legato alla nostra Etna. E continuiamo a parlare di questo argomento perché Sara Donzuso ha raggiunto il direttore della Protezione Civile, Cocina. La cenere continua a cadere e sta creando disagi notevoli a tutti i comuni coinvolti. È importante a tal proposito la scelta del governo Draghi di disporre la mobilitazione straordinaria del Servizio Nazionale della Protezione Civile in supporto della Regione Siciliana per gli eccezionali eventi connessi proprio all'attività dell'Etna e per concorrere all'assistenza e al soccorso alla popolazione colpita dagli eventi. Il decreto dispone anche l'assegnazione di contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile mobilitate. E a giudicare da quello che sta accadendo, le risorse che verranno impegnate sono davvero ingenti, così come ci viene spiegato dal direttore generale della Protezione Civile regionale siciliana Salvo Cocina, che ha stimato una cifra iniziale di 10 milioni di euro. Tutti i comuni hanno impegnato spazzatrici, mezzi meccanici, camion per la raccolta della cenere e non ve ne sono più, quindi scatta l'intervento nazionale che si concretizza o in mezzi di spazzamento, che probabilmente ne arriverà qualcuno dalla Calabria e dall'ANAS, oppure in provvidenze economiche per fronteggiare questa crisi. Lo scenario è ancora in evoluzione, l'attività non accenna a diminuire, ecco. Non vi è segnale di una regressione dell'attività, quindi è obbligo e responsabilità, condizione appunto necessaria, quella di fare attenzione, di seguire gli eventi, di fare quanto possibile per essere pronti. Direttore, ad oggi quanti soldi sono stati spesi e quanti ne servirebbero? Perché poi noi stessi abbiamo fatto un giro per i paesi pedemontani e ci siamo resi conto di quanta cenere ancora ci sia.
I soldi spesi siamo intorno a 2-3 milioni di euro, ecco, come lavori già fatti, ma tenga conto che c'è tanta cenere in giro, come ti ha visto. Stimiamo danni per da 3 a 5 volte, ecco, di oltre 10 milioni di euro sicuramente per la sola raccolta della cenere. E lì c'è il problema, diciamo, grosso, serio, dello smaltimento, del recupero. È materiale prezioso, questo. Sono ceneri che contengono elementi chimici importantissimi per l'agricoltura, ed è un peccato portarli in discarica, oltre che un costo notevole. Si parla di 140 euro a tonnellata. E quindi il materiale questo dovrebbe essere recuperato per o usarlo come ammendante agricolo, oppure per le cave, per recupero di aree degradate, per sottofondi di strade, per inerti, ha migliaia di usi. E a breve affronteremo in modo ora più preciso il problema del destino di questa sabbia, che viene per il momento depositata temporaneamente in aree appositamente individuate dai comuni. Direttore, c'è stata anche tanta polemica sulla pericolosità della sabbia per quanto riguarda la salute dell'uomo. Più che altro sono queste polveri che si spezzano perché passa la macchina, perché passiamo noi camminando su queste polveri, e quindi poi ci tocca respirarle. Sono stati altri studi, perché comunque il Presidente della Regione ha chiesto degli studi appositi. I frammenti di natura, di pezzatura grossa, non hanno alcuna pericolosità, sono assolutamente inerti, sono rilevanti della salute. Le particelle sottili, ecco, le cosiddette polveri sottili, perché inalate possono provocare, diciamo, disturbi alla pleura polmonare. E che cosa? È silicosi, perché contengono in gran parte silicio, e la silicosi quindi è uno dei rischi. Ma tenga conto appunto che si tratta però di un rischio che diventa serio qualora ci fosse un'esposizione prolungata per mesi, e non siamo in questa condizione. C'è chiaramente, però non fanno bene, quindi e noi diciamo a tutti: norme di comportamento severe, gli operatori che usano i mezzi meccanici, ecco, quelli che mettono in moto le polveri in aria, che usino le mascherine, ma anche la popolazione. Cambiamo argomento, passo lento per la finanziaria all'Assemblea regionale siciliana. Sala d'Ercole ha dato ieri pomeriggio il via libera a solo 4 articoli. Semaforo verde all'articolo 1, che riguarda l'accordo Stato-Regione sulla spalmatura in 10 anni del disavanzo di 1 miliardo e 7 milioni di euro. All'articolo 3, riduzione spese e maggiori entrate per il patrimonio regionale. All'articolo 5, gestione centralizzata degli acquisti. E all'articolo 6, disposizioni in materia di tributo speciale per il conferimento dei rifiuti solidi. Accantonati invece il 2 e il 4, i lavori sono stati aggiornati alle 16 di questo pomeriggio. Adesso ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, MTG torna tra poco con tanti altri argomenti, restate con noi. 14:41 minuti, siamo tornati subito dopo la pausa pubblicitaria per raccontarvi della conferenza stampa di questa mattina al comune di Ragusa sui tributi. Iniziative per venire incontro alle esigenze dei cittadini, soprattutto in questo periodo durante il quale la pandemia ha messo in ginocchio le attività economiche. Sono quelle messe in campo dall'amministrazione di Ragusa. È il fisco amico, una serie di misure avviate in materia di tributi locali. Dopo l'incontro con le associazioni di categoria, il Comune di Ragusa ha adottato accorgimenti nei confronti dei contribuenti per mancato versamento di alcuni tributi locali. Nuove impostazioni dell'attività di accertamento per gli anni pregressi, modalità di rateizzazione dei debiti, implementazione dei servizi all'utenza con un'offerta multicanale. A descrivere nei dettagli le novità illustrate questa mattina in conferenza stampa l'assessore ai tributi Gianni Iacono. Ci sono in corso, ora arriveranno alcuni accertamenti per anni precedenti che non sono state pagate, e però rispetto agli altri anni noi mandiamo una lettera, un avviso prima, chiamiamolo avviso bonario, dove diciamo che c'è una situazione, diciamo, non pagata, hanno 45 giorni di tempo, diciamo, come devono fare. E se chiaramente vedono la loro situazione, controllano la loro situazione, se dovesse essere appunto come il Comune sostiene, con questo avviso, non arrivando l'accertamento, non pagheranno la sanzione del 30% e pagheranno solo ed esclusivamente interessi con il 5%. Annunciate novità relative alla Tari. L'istanza era quella di poter beneficiare di un'ulteriore riduzione della Tari anche con riferimento al periodo 2020, provando ad estendere l'interpretazione
anzi una, l'interpretazione di un articolo del regolamento Tari, l'articolo 51 in questo caso, che già prevedeva una riduzione del 50% in alcune situazioni, in alcuni fattispecie, cioè per esempio per le attività stagionali. Quello che è successo l'anno scorso è stata una forzata chiusura di queste attività, quindi a prescindere dal fatto che fossero stagionali o meno, comunque non hanno aperto. E quindi per tutte queste attività e per tutti coloro che hanno subito comunque conseguenze negative da quello che è successo, sarà possibile, attraverso un'interpretazione autentica di questo articolo del regolamento Tari, beneficiare di questa ulteriore riduzione. Un fatto molto importante che inciderà per parecchie migliaia di euro anche per alcune attività commerciali. Si è parlato anche di un bando destinato alle imprese a regia regionale. Che verrà bandito direttamente dal Comune di Ragusa, riguarda la possibilità di avere contributi in conto interessi, sono le risorse che derivano ancora ulteriormente dei fondi ex Insicem, rispetto ai quali la settimana scorsa abbiamo chiuso l'accordo per poter rinnovare questo bando e per poterlo destinare ovviamente alle imprese. Allargheremo un po' il riferimento delle imprese, oltre che alla macro area turistica in senso strettamente stabilito, ma ci allargheremo probabilmente anche ad altri settori che, pur non essendo stati sospesi, tuttavia hanno sofferto enormemente. Faccio un esempio per tutti: il settore agricoltura, il settore della zootecnia, al quale ovviamente è mancata la possibilità di conferire verso tutto quello che è il mondo dell'osteleria, del bar, ristoranti, tutta la ristorazione in genere, gli alberghi e così via, che ovviamente non hanno lavorato o l'hanno lavorato veramente in minimissima parte. Abbiamo adattato un sistema informatico che ci consente veramente in tempi ristrettissimi di istruire le istanze e liquidare. E cambiamo adesso decisamente argomento, parliamo della nostra programmazione in attesa del primissimo appuntamento di oggi pomeriggio con lo sport, con il basket. Parliamo del nuovo ingresso in prima serata nella nostra programmazione, ormai ben consolidato nel tempo, perché torna Ruggero Sardo e la sua squadra con Telesicurissimi. Un'entusiasmante stagione si prospetta. Il servizio. Torna Telesicurissimi. Da stasera e ogni settimana, il mercoledì e il giovedì, a partire dalle 21.30 a terra, l'astronave guidata da Ruggero Sardo. Nuova location quest'anno per uno spettacolo che si conferma tra i più attesi del panorama televisivo regionale. E non solo, perché grazie allo streaming di video Mediterraneo si arriva davvero in tutto il mondo. E poi sull'11 e sullo 511 con immagini in HD ricche di suggestioni. Il programma prodotto da Prima Musica Produzioni Artistiche permetterà di raccontare la Sicilia migliore, così come ama dire sempre Ruggero Sardo, che abbiamo ascoltato durante le ultime prove prima del debutto di questa sera, su Video Mediterraneo alle 21.30 dopo il TG. Non ce la facciamo più, in realtà ci siamo fatti attendere tanto, ma è stata una sofferenza anche per noi. Moltissime novità quest'anno, prima fra tutte il parco commerciale Le Zagare, e devo dirti che ho fatto una ricerca. Storicamente è la prima volta che una trasmissione televisiva va in onda dai corridoi di un parco commerciale che magicamente si trasforma in studio televisivo. Quindi complimenti veramente a Prima Musica Produzione Artistica e Video Mediterraneo, che ha creduto in questa folle idea, e sarà un'occasione per confrontarci anche con le tante persone che ci seguiranno da casa e ci guarderanno in HD. E credetemi, a parte me che sono brutto, sono anziano e Sara è d'accordo con me, tutto il resto è bellissimo da guardare. Quali le altre novità, se ci puoi svelare qualcosa? Beh, come sempre non è una novità, cercheremo di raccontare la Sicilia migliore, cercheremo in questo momento storico di portare un po' di allegria, di portare un po' di serenità e, come amo dire sempre io, di portare un po' di normalità. Abbiamo bisogno di normalità, e allora se la sera quando si torna a casa alle 21.30 e si trova sull'11 una bella trasmissione che intrattiene, informa e coinvolge e fa partecipare, credo che possa essere un bel modo per ripartire. Nella prima puntata proprio vi racconteremo come si può partire, come si può ricominciare. Sottolineiamo anche che si lavora in sicurezza. Si lavora in assoluta sicurezza, costantemente tamponati, vedete oramai anche dalle dimensioni delle nostre narici, e assolutamente distanziati all'interno di uno studio che comunque è sanificato e rificato, e quindi insomma anche da questo punto di vista cercheremo di garantire in tutto e per tutto la sicurezza agli ospiti che ci verranno a trovare, ma tanti saranno collegati con noi da tutte le parti d'Italia. Una serata in compagnia, con un bel bicchiere di vino, si respira un'aria nuova.
Allora, imperdibile appuntamento a partire da questa sera, il ritorno di Tele Siculissimi. Invece, un appuntamento da segnare in agenda, ma che si sviluppa tra pochissimo, è quello a partire dalle 16 di oggi pomeriggio con lo sport su Video Mediterraneo. Torna in campo oggi pomeriggio al Palaminardi di Ragusa la Passa l'Acqua Ragusa, che affronterà il Broni, partita che sarà trasmessa in diretta dalle 16 su Video Mediterraneo, canale 11 in Full HD, canale 511 del digitale terrestre. La giornata di oggi è valevole per il recupero della 19esima giornata di campionato in programma inizialmente il 14 febbraio scorso, quando la formazione lombarda, con problemi di Covid, aveva chiesto il rinvio della partita. Nei giorni scorsi coach Gianni Recupido ha perso Marzia Tagliamento, che si è operata al ginocchio a Reggio Emilia, intervento perfettamente riuscito. Marzia è già rientrata domenica scorsa a Ragusa e adesso inizierà il percorso di riabilitazione che la dovrà portare nei prossimi mesi al rientro in campo. Intanto continua ad allenarsi dopo il lungo infortunio Martina Kacerik, il cui ritorno in campo è invece sempre più vicino. All'andata la Passalacqua aveva battuto Broni a domicilio per 61-75 e l'intento è ovviamente quello di fare il bis in casa. Il match, così come tutte le partite casalinghe della formazione ragusana, sarà trasmesso, come detto, in diretta su Video Mediterraneo. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, termina alle 14.50, vi ricordo l'appuntamento con lo sport alle 16, ma vi ricordo anche la prima serata di Video Mediterraneo con il ritorno di Tele Siculissimi a partire dalle 21.30 di questa sera, ogni settimana, ogni mercoledì e ogni giovedì alle 21.30, canale 11, 511, ma anche sul sito internet www.videomediterraneo.it. Grazie ancora per essere rimasti in nostra compagnia e per averci scelto e buon proseguimento su Video Mediterraneo. Vi ricordo che l'informazione torna alle 20.30.